69, nella giornata di oggi è stato presentato anche il Festival del Cinema Italo-Serbo, che si svolge al Belgrado ogni settembre, che nasce dalla crescente voglia di scambio culturale, artistico, ma anche cinematografico di Serbia ed Italia. E noi abbiamo incontrato, grazie alla nostra Federica Pirchio, Gabriella Carlucci, che ci ha raccontato qualcosa di più in merito a questa bellissima iniziativa di cui lei è ideatrice, ma anche organizzatrice. Il festival è l'occasione per presentare il meglio del cinema italiano, ma come abbiamo detto, per permettere agli italiani di entrare in contatto con questa realtà così favorevole, per costruire dei progetti congiunti, fare coproduzioni insieme, distribuire. Pensate che loro distribuiscono a quella parte di mondo che noi non conosciamo, che non frequentiamo, no? Tutto l'est, tutti i Balcani, una parte di mondo che, dove difficilmente arrivano i nostri film. E poi loro hanno una politica molto seria sulla sala, che a me piacerebbe copiare, cioè loro vogliono che la gente vada in sala. Anch'io sono di questo parere, il film può essere visto solo in sala, se vuoi vederlo bene. Mi piacerebbe che anche gli italiani venissero lì per dire, beh, facciamo come fanno loro, perché per me, ma come per tutti quelli che amano il cinema, è importante che il cinema si veda in sala.